Cristina Inganni dell'azienda agricola Cantrina è l'unica donna del direttivo del Consorzio Valtenesi che oggi inaugura la sede. Com'è combattere con questi produttori? Ma innanzitutto sono gentilissimi, sono dei veri gentleman, quindi non devo combattere, anzi sono in una situazione molto privilegiata. E sei diventata anche recentemente rappresentante delle donne del vino. Sì, sono diventata la delegata per la Regione Lombardia dell'Associazione Nazionale delle Donne del Vino e quindi mi onoro di farne parte e spero di essere una voce attiva nel mondo produttivo al femminile. Attiva siamo sicuri che lo sarai, ma in che termini puoi proporre, in che termini ci si muove in questo ambito, che è un ambito nazionale di fatto? Beh, sì, è nazionale, ma per quanto mi riguarda è più a livello regionale. È bellissimo perché c'è questo continuo confronto con produttrici anche di altre zone vitivinicole, dall'Oltrepò Pavese, Franciacorta, Lugana, Val Calepio, Colli Mantovani e altre che forse adesso dimentico. C'è questo continuo confronto, rapportarsi e poi questa sinergia continua ci si vuole proporre sia a livello diciamo di didattica sul vino, ma soprattutto di comunicazione di un territorio vitivinicolo, del proprio vino, della propria filosofia produttiva, ma al femminile, quindi forse una voce più legata alla parte emotiva del vino che non a quella tecnica. Credo che tu mi abbia già dato la risposta di una domanda che volevo farti: qual è il valore aggiunto dell'essere donna in un ambiente così maschile? Sì, forse quello che ci contraddistingue è un po' questa sensibilità unicamente al femminile, che non vuole essere assolutamente di contrapposizione a quello che fanno i nostri preziosissimi uomini, ma è un arricchimento, quindi dare appunto un valore anche un po' più emozionale, creativo, che è legato nel campo del vino, oltre ovviamente a quello indispensabile che è quello tecnico. Chiedo un'ultima cosa: tu personalmente segui più o ami più seguire la parte commerciale o produttiva? Io amo seguire la parte produttiva, ma ahimè mi tocca seguire anche il commerciale, che dà delle grandi gratificazioni per quanto riguarda il rapporto con i clienti, con chi apprezza la tua filosofia produttiva, però ti dà anche momenti di grande stress.